Ti è mai capitato di sbagliare un qualcosa e ripetere quell'errore continuamente senza mai migliorare? Ciao ragazzi, oggi vorrei parlare appunto di questo aspetto, secondo me molto interessante, che noi vediamo qua a doppiaggio in carrozza, ma è un qualcosa che si riflette un po' in tutti i campi, ed è proprio questo aspetto di capire il perché a volte continuiamo a fare qualcosa e nonostante il nostro impegno non riusciamo ad ottenere dei risultati. Mi ha fatto venire in mente questo quest'estate quando mi sono trovato a giocare ad un gioco che giocavo quando ero un pochino più piccolo. Questa volta ho giocato con mio fratello, che aveva la mia stessa età quando io giocavo a sua volta a questo gioco d'estate che è il beach tennis, non so se lo conosci, è molto divertente. Mentre stavo giocando ho cominciato a sbagliare, però in quel momento non ho avuto alcun tipo di reazione. Mentre giocavo con mio fratello ad un certo punto ha cominciato ad innervosirsi e sai cosa succede quando sei un pochino più piccolo? Le possibilità sono due: o ti innervosisci tanto oppure dici che non vuoi giocare più perché non ti va più. Questo mi ha fatto riflettere perché nell'esatto istante in cui lui stava sbagliando e anch'io stavo sbagliando come lui, io ho avuto una reazione diversa. Mi dirai, è normale, sono più adulto, ma non è così, perché poi anche noi adulti a volte reagiamo come i bambini. La prima domanda che mi è saltata in mente, che magari può aiutarti a te, che a me ha aiutato in quel momento, è capire dove sbagliavo. Sembrerà banale, ma capire dove sbagli quando stai sbagliando è un qualcosa che in pochissimi riescono a fare. Quante volte ti sarà capitato di sentirti nervoso e di continuare a sbagliare e magari in quel momento in cui stavi sbagliando una determinata cosa, un determinato atteggiamento, di conseguenza hai cominciato a sbagliarli tutti. Ecco, capire dove sbagli è importante perché al tempo stesso ti permette di capire il perché sbagli. Per capire il perché, che deriva appunto dal dove, puoi farlo o attraverso un insegnante, un formatore che ti sta insegnando in quel momento, o attraverso te stesso, perché tu, il nostro migliore insegnante siamo anche noi stessi. Tu riesci a capire magari perché sbagli, perché hai capito dove. Questo che cosa ti permette? Qual è il vantaggio di capire il dove e il perché sbagli? Beh, il primo vantaggio innanzitutto ti permette di non disperdere energia, perché se tu continui a sbagliare qualcosa ma continui a innervosirti è un disperdere di energia continuo che non ti porta ad ottenere alcun risultato. Secondo, ti permette di concentrarti su quel qualcosa che necessita una tua concentrazione maggiore, cioè significa che se ci sono degli aspetti di te che tu sai già utilizzare, sai già affrontare, non è importante che tu ti concentri su quello, ma ti concentri sulla parte di te che non funziona e questo ti porterà davvero a raggiungere dei risultati. Come ti dicevo poco fa, questo tipo di atteggiamento lo vediamo anche qui, a doppiaggio in carrozza, soprattutto quando devi affrontare delle situazioni particolari, delle scene particolari, un pochino più toste, o all'inizio, quando si inizia a studiare questo tipo di materia, che appunto è il doppiaggio. E uno dei primi atteggiamenti appunto che si hanno quando si inizia a sbagliare è cominciare a sbagliare tutte le cose che prima non si sbagliavano, perché semplicemente in quel momento non si riesce ad avere quello che è un occhio un pochino più razionale, un pochino più esterno, che ti permette di vedere le cose in un certo modo. Quindi il mio consiglio è proprio di aiutarti a fare questo, di cercare magari di respirare e cercare di vedere le cose da un occhio un pochino più esterno. Magari fatti aiutare anche da qualcuno che ti circonda, dal tuo insegnante in quel momento o da un tuo collega, però questo ti aiuta e te lo dico perché te lo dice una persona veramente emotiva. Però in tanti casi pensare questo, pensare con un atteggiamento un pochino più distaccato, mi ha aiutato ad affrontare tante situazioni. Se questo video ti è piaciuto e vuoi condividere, condividilo, mi farà piacere. Se invece vuoi migliorare questo aspetto, insomma, legato al doppiaggio, di conseguenza alla comunicazione, io ti aspetto ovviamente qui a Doppiaggio in Carrozza. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!